No, volevo farvi vedere velocemente, poi filmate e vediamo alla fine se vi interessa, però vi faccio vedere, perché adesso abbiamo capito cosa sono queste Creative Commons, dobbiamo capire in breve come si applicano, no? Cioè, nel momento in cui creo qualcosa sotto ricerca Creative Commons, dove andrò? È vero che adesso avete seguito questo fantastico corso, quindi ormai avete capito perfettamente quali sono le sei licenze e qual è delle sei quella che più si adatta alle vostre esigenze. Però, per chi non avesse avuto questa fortuna, in realtà Creative Commons ha creato neanche un tutorial, direi una procedura guidata che ci fa delle semplici domande e ci dice qual è delle sei licenze quella che ci serve. Andiamo sul sito creativecommons.org, share your work, cioè condividi la tua opera, e c'è questa parte, choose a license, scegli una licenza. Arriviamo ad a questa schermata che appunto ci farà delle domande, eccola, in italiano, quindi non... Puoi ricordare la memoria creativecommons.org/choose. Esatto. Nelle slide ho messo proprio quel link lì. Adesso zoom indietro perché se non vediamo tutta la schermata non capite il giochetto. Vedete che lui ci fa due domande e vedremo che a seconda della risposta cambierà qua sotto. Quindi consenti che vengano condivise esattamente dell'opera, cioè che vengano fatte opere derivate. Se lascio così c'è questa qua. Se io dico no, vedete che sotto viene fuori, visto? È comparso l'uguale, il simbolino delle opere derivate. Oppure sì, fin tanto che altri condividano, viene fuori il CC, scusate, lo share align. Se voglio aggiungere anche non commercial, quando metto no, vedete che lui ci mette tac, il dollaro barrato, a seconda delle varie combinazioni. Ok? Questi qua sono tutte fuori le nostre sei. Però ripeto, mettiamoci in ottica di uno che non ha seguito tutto questo discorso e non sa solo che esistono delle licenze Creative Commons. Allora Creative Commons lo aiuta guidandolo con questa procedura. In realtà questa procedura ci permette di fare un'altra cosa, che è quella di aggiungere dei metadati. Quindi non solo, vedete, scusate, qua sotto, oltre ad essere comparsi i simbolini, sotto ci ha fatto comparire un stringa di codice HTML. Adesso non so quanti di voi abbiano dimestichezza con la realizzazione di siti web, no? Però se noi prendiamo questo codice, questa stringa di codice... Il sito della nostra scuola è quello, Creative Commons. Ce l'avete anche voi sul sito? No, no, il nostro sito nasce, no? È sotto Creative Commons, ok. No, se voi prendete questa stringa di codice e la mettete nel codice della pagina HTML dove c'è la vostra opera, lui automaticamente fa comparire questa dicitura, quest'opera, con il logo, il bottoncino Creative Commons e il link alla licenza. Questa stringa di codice non ha solo la funzione, diciamo, grafica di farlo comparire, ma anche una funzione di metadatazione, cioè inserisce all'interno del codice della pagina l'informazione che questa pagina è sotto licenza Creative Commons. Ed è importantissimo perché i motori di ricerca percepiranno, sapranno, quando la gente cerca le opere, che quella pagina ha una licenza Creative Commons, una specifica licenza Creative Commons. Se non ci basta, possiamo aggiungere anche dati relativi all'opera. Vedete? Basta aprire un terzo riquadro. Possiamo mettere il titolo dell'opera, il nome dell'autore, tutti questi dati poi vengono embeddati all'interno di quel metadato. Adesso capite, vi faccio vedere perché è importante questo passaggio, perché se noi andiamo invece sul motore di ricerca, Creative Commons ha realizzato anche un motore di ricerca, Search the Commons, search.creativecommons.org. Vedete che è un normalissimo motore di ricerca e ha queste famose spunte, queste due spunte, che sono esattamente le due domande che a cui abbiamo risposto prima, no? I want something that I can't, io voglio qualcosa che si possa usare per scopi commerciali oppure che si possa modificare, adattare o costruirci sopra. A seconda della spunta io posso cercare, non so, immagini di Francavilla Fontana, immagini di Dante Alighieri, non so, per le mie ricerche, e lui mi darà solo i risultati che hanno queste caratteristiche. Questo perché? Perché gli autori a loro volta precedentemente hanno messo nel sito quella stringa di codice che permette al motore di ricerca. Quindi Creative Commons in realtà non fa un'attività di raccolta di opere, non prende sul suo database le opere, ma semplicemente, diciamo, mette a disposizione degli utenti gli strumenti e poi fa sì che sia la rete il database, cioè tutta internet è il database.
adesso vi farò vedere una cosa che mi sconvolgerà, perché in realtà questo meccanismo di ricerca avanzato, se vogliamo così chiamarlo, lo fa già Google. È che nessuno ci guarda, perché per Google... far vedere se c'è il diritto d'autore o meno, no? Ma pochi lo sanno. Cerchiamo la classica immagine. Cosa dovete cercare? Cosa vuoi cercare? Sto suggerendo una cosa ostuna. Strepitosissima. Lo studio in faccia la. Aspetta, meglio Francavilla. Fai. Allora, andiamo su ostuni. Immagini. Vengono fuori. Sto facendo una ricerca con i miei studenti sull'architettura di Ostuni, sulla. Qual è l'approccio dell'uomo della strada? Vedo le immagini, prendo le due principi che mi piacciono di più e le metto nella. Ok, su questo. Parte sguardando. Infatti sguardando. No, non è assolutamente di lutto, no. Ok, in realtà basterebbe fare quel piccolo sforzo in più che è un click, per cliccare su strumenti, in realtà vengono fuori dei filtri. Tra questi filtri c'è il diritto di utilizzo, non ci vuole tanto, solo che veramente vedo che molto pochi lo sanno. Vedete che sostanzialmente sono le nostre opzioni, non commerciale, la modifica. Se io clicco su una di queste, allora ad esempio ho bisogno che questa immagine sia modificabile, perché io devo fare una brochure, devo fare una cosa in cui il grafico vuole andare a smanettare sull'immagine, no? E quindi prendo questa qua. Vedete che lui un po' me la tolte, è ovvio, perché mi ha dato solo quelle che sono state taggate, passatemi il termine, l'anglicismo, come liberamente modificabili. Guarda caso, la maggior parte vengono da Wikipedia, no? Abbiamo una, questa qua, visita la pagina, andremo a finire, credo, su una pagina di Wikimedia Commons, no, proprio di Wikipedia. Ecco l'immagine. Scusate, ecco la licenza, qua CC BY SA, qua abbiamo l'autore, no, non abbiamo l'autore, ah sì, eccolo qua, Wikiriki, è un utente di Wikipedia, si firma così, quindi io lo citerei così, la licenza è una CC BY 3.0, qui in realtà vedo un conflitto, danno la versione CC 0, vabbè, segnaleremo, e la licenza, guarda caso dove andiamo, torniamo al punto di partenza, è sempre lei. È in inglese, perché questa è la versione inglese, però volendo c'è anche la versione italiana, che è quella che abbiamo visto prima. Ok? Il meccanismo mi sembra abbastanza chiaro. Adesso avete visto sia da un lato, cioè sia dalla parte dei pubblicatori di opera, ma sia dalla parte dei fruitori, dei cercatori di opera.